Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Assassin's Creed 3 Remastered. Come difendere il convoglio? Non so esattamente che dobbiamo fare. Comunque, abbiamo scoperto che siamo al 13% del gioco. E ci abbiamo perlomeno 6 ore dentro. Quindi il gioco si annuncia abbastanza lungo e poi soprattutto fino adesso la trama è stata più o meno lineare, adesso penso che finirà di linearità. Andiamo a fare questa missione che ci dà Achille, mi sembra, sono quasi sicuro. Enciclopedia dell'uomo comune. Connor, stavo pensando che il tempo in cui viviamo verrà studiato con attenzione dalle generazioni future, a prescindere da come finirà. Pertanto, mi sembra utile annotare le vicende della tenuta in una sorta di diario che racconti come vive la gente in questo delicato momento, per offrire un ritratto dettagliato. Come sembra giusto. Quando avrò un momento, lo farò. Molto bene. Il convoglio non è stato difeso, ma che era sto convoglio? E soprattutto andiamo a fare questa missione, ragazzi. Quello che si insegna, missione tenuta. Però prima controlliamo il fatto del libro mastro, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. F3 commercio. Aspettate, allora qua invio foresta, materiali. Ah, questi sono i materiali che abbiamo noi. Pelle di lupo, pelle di lepre. Ok, quindi questi sono i materiali. Fabbricazione. Materiali. Questo non lo possiamo fare. Nessuno di questi tre possiamo fare. Questo non possiamo fare, non possiamo fare. Ah, ci mancano anche gli artigiani, quindi non possiamo fare niente. Quindi fabbricazione, niente. Commercio. Scusa, come non hai... Ma scusa, ma è il mio convoglio. Abbiamo fatto partire il convoglio prima. Ah, là c'era scritto difendi il convoglio non è stato difeso. Ah, quindi abbiamo... ma come lo dovevamo fare a difendere? Il gioco non ce l'ha detto. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, andiamo a prendere quest'altro artigiano. E non possiamo nemmeno... Non possiamo interagire con questo, andiamo a vedere là che succede. Miriam. Ma cose di pazzi. Diavolo, puoi aiutarmi? Cacciatore silenzioso. Come state? Tu cosa dici? Ah, Che ti è successo? Cacciatori nei boschi. Volevo allontanarli. E questo è il risultato. Vieni, devo dare Miriam. un'occhiata al braccio. E che mi dici di quegli uomini? Possono aspettare, la ferita invece no. Vedi di riuscire ad arrivare alla casa? Sì, mi ha colpito solo di striscio. Come ti chiami? Miriam. Vivi qui vicino? Ah, non ce l'ho una casa io. Questi sono tutti Sono alla senza frontiera casa. da quando ero bambina e vivo all'aperto fin da allora. Mi Ma fermo non è qui, la terra è un'indiana. più accogliente. Una scelta assai strana per una donna delle colonie. Niente affatto. A dire il vero, o questo, o il convento o il bordello. Preferisco l'aria aperta.
Possibile che il bordello prima era una cosa così comune. Eccolo là, Achille, ci viene incontro. Che gioco a golf. O forse sta solo col bastone in mano. Non penso che giocasse a golf. Connor, cosa stai facendo? Andiamo a trovare i I cacciatori cacciatori, sono no? fermati. Ho visto i bastardi dalla mia posizione. Raggiungila e vedrai che riuscirai a trovarli anche tu. Usa il dardo da corda, se puoi. Fa un po' di pratica. Raggiungi la campana sull'albero per ispezionare la zona. Perfetto. Mo come facciamo a salire sopra? Scusate. Ah, quindi per fare il parkour, guarda, si parte da una roccia, si finisce sempre con le rocce, ragazzi. No, però andiamo da qua sopra. Noi prendiamo, restiamo senza fiorini. Come torna al tuo bersaglio? Ma quello non era un bersaglio, forse. Scusa, perché? Tieni premuto R e premi. Scusa, R lancia dardo da corda. Ma no, così. Allora, quest'altra parte quando bisogna andare, dai. Non si gira manco la scaletta, che siamo a male. Perché premo? Ma scusa, ma mo l'ho impiccato. E ma mo come lo facciamo? Non lo possiamo depredare, però.
Una tanto piacere, sono le mie belle ragazze. Andiamo da là. Ma forse ce l'hanno messa apposta lontano per non... Ci sono altri cacciatori. Siamo questi qua, ma abbiamo fatto. Ci ho fatto fare la cosa della. Ma li uccidiamo con l'assassino. William Johnson aprirà ai cacciatori uno di quei terreni morti che ha comprato. Trova l'ultimo cacciatore. Che è successo? Ehi, dove siete, amici? Come mai siamo scesi giù? Sparare alle donne nella foresta è una pratica comune dalle tue parti? No, io... Piantala! Vattene! Riferisci ai tuoi compari cosa è successo qui. Ma era meglio che lo uccidevamo. Però perlomeno adesso ci abbiamo qualche fiorino. Voglio vedere un attimo una cosa. No, non si vedono gli animali con gli occhi dell'aquila, eh? O forse si vedono, però non ce n'erano. Grazie, Achille. Sei la benvenuta qui. Perché quelli ti hanno attaccato? Sanno tutti che qui ci sono tante prede. Ho visto quegli uomini mentre venivo a chiedere il permesso di cacciare qui. E ho detto loro di fare lo stesso. Non ho alcun diritto su questa foresta. Puoi cacciare qui attorno se vuoi. Ma apprezzerei che scambiassi quello che hai in più con gli altri. Va bene. Accetto. Quindi abbiamo anche la cacciatrice adesso. Sicuramente. Visto? Può produrre oggetti di valore 1. Ma dove c'è? Questo gioco si sposta come se non fosse niente. Noi al bianco possiamo completare la missione. Vabbè. Non li voglio visualizzare i progressi. Questo è che roba, non si può entrare qua. Perché mi hai buttato qua fuori? Poi qua che ci sta? Ah, qua c'è Miriam. Andiamo a parlare con Miriam. Vediamo un attimo come funziona. Dai. Poi vediamo che sta facendo pure. Vedi come spara? Vediamo se ci parla con noi. Secondo me non ci parla. Però ce l'abbiamo, diciamo. Questa è una cosa importante. Allora. Mentre qui che cosa c'è? Missione Gamba di Legno, che pure ci dovevamo parlare con Gamba di Legno, ricordate? E quindi io direi... E qua?
quasi torno alla zona principale. Facciamo missione gamba di legno. Qua l'unico problema grosso è che siamo senza soldi. E poi non capisco perché, ma aspettate, fermate un... Ah, adesso abbiamo anche il viaggio rapido alla tenuta. Perfetto. Andiamo a fare la missione gamba di legno, eh. Adesso siamo vestiti molto più seriamente, adesso sembriamo dei veri assassini. A cosa devo questo onore, capitano? Le lettere di cui parli, di che si tratta? Oh, ora volete saperlo! Del capitano Le Kidd. lettere del capitano Kidd! Nascose un grande tesoro da qualche parte e spedì lettere a quattro dei suoi marinai insieme ad uno strano pezzo di cuoio. Trovate gli uomini e troverete il malandrino. Più facile di così. Le posso vedere? Sarete pure un capitano, ma non siete molto furbo, eh? Faremo un baratto. Voi mi portate dei gingilli e io vi darò una lettera. Anch'io sto ammucchiando un tesoro, sapete? Gingilli? Di che tipo? Dove? Oh, usate l'immaginazione, capitano! La frontiera è piena di oggetti interessanti. Ah, uno non l'ho preso. Trova un gingillo, vai a parlare. Ah, ok, quindi lo facciamo Cosa velocemente avete per me perché qui? sono quella coppa che abbiamo trovato Ah, sono una o degli due ottimi puntate fa. pavesi. Valgono di sicuro una lettera. Eccola, capitano. Tornerò per le altre. Nuova distanza sbloccata nella mappa navale. Ah, ecco. Avete altra roba? Date qui, allora. Non ce n'ho Ah, più. va bene, ragazzo. Trovate dell'altro e poi baratteremo. Quindi sostanzialmente ci dà i quei gingilli ci danno le missioni per la battaglia navale qua. Vediamo un attimo che dice. Vedi? Inseguimento. Penso che siano queste cose qua. Proviamo a fare. Apriamo questa missione qua. L'inseguimento. Sì. Facciamone una giusto per vedere che cosa ci dà. Essere di Cerca nuovo tracce di insieme. attività inglese sulla Sembra che mi costa. piace affatto. A sentire voi anche un bel tramonto porta cattivi presagi, signor Faulkner. Dove sono i corsari? Il mio intuito mi dice in rotta da Levante verso la costa. Mandy riferisce che alcuni vascelli inglesi si radunano tra questi scogli, minacciando Vinian. Quindi bisogna distruggere dei vascelli inglesi. Eccolo là. Ma quando sono? Aspetta, vai. Dobbiamo impegnare le cannoniere finché non raggiunge Vineyard. Ho sbagliato perché. Mannaggia mi sei. Quelle spiegate. La nave ha bisogno di noi. Un momento, vai.
No, se riusciamo a fare tutte e due con un colpo solo. Altre navi. L'ho visto. Dobbiamo proteggere il carpino. Ci sta ancora una nave. Andiamo un poco più veloce, va. Portiamoci più avanti, così la difendiamo. Ma quello ve le spiegate pure quello. La nave ha bisogno di noi. Ma che dobbiamo fare? Mine, capitano! Usa una mina per eliminare. Capitano, distruggile o sfruttale a nostro vantaggio. In ogni caso dobbiamo evitarle. A nostro vantaggio, come? Ma queste non vengono qua. Andiamo, no? Così lo superiamo e quelle altre là. Perché? Aspettate, le altre navi dove stanno? Qua a destra ci sta un'altra nave. No, via. Mamma mia, che schifezza di missione però che sto facendo. Perché non... Andiamo a mezze vele. Ma questo perché il timone lo gira proprio strano. Dovrebbe essere al sicuro, ma c'è mancato un velo. Facciamoli fuori e riapriamo le rotte per Vinyard. A chi dobbiamo fare fuori? In seguito distrugge tutti i razziatori, ok. Sono virato a nord, ma non c'è nulla, solo un forte abbandonato. Qua mi sa, ragazzi, che esce qualche nave grossa qua. Forte! Forte!
Ah, qual è il forte? Questo non dovrebbe essere qui. Beh, è qui, signor. È troppo vicino a qui. Passiamo le torri! Siamo in una botte di ferro con voi a Simone! Aspetta, non ho capito come li dobbiamo fare queste cose. Quando ci sparano sicuramente ci dobbiamo coprire. I cannoni sono inutili contro i forti, e come li dobbiamo fare? Così. Sì, sì, proprio una botte di ferro. Non ho capito niente come si deve fare. Vai, così forse. Scusa, ma come la dobbiamo distruggere questo caspita di forte? Io però non ho capito come si fanno. Allora, là, quelli là sono immortali, no, quindi si possono evitare. E fino a qua ci siamo. Però per attaccare quei cosi, il cannone non funziona. Cioè, l'unica cosa è che proviamo. Ma uno l'abbiamo distrutto. Ah, mamma mia, lascia fare. Sincronizzato, come mai? Forse siamo, andiamo troppo sotto. Dobbiamo forte. Quello non dovrebbe essere qui. Ok, è qui, signor Fox. È troppo vicino a me. Il tempo non sta di tempo. Abbattiamo le torri! Siamo in una botte di ferro con voi a Simone! Siamo in una di portai! Ah, eccola là dove sta! Ma non funziona! Ok, ma da qua dobbiamo vedere se da qua ci riusciamo. Portali!
Bella manovra. Dobbiamo andare a zigzag. Vai, adesso da qua fuori dobbiamo riuscire a colpire, vediamo. Giriamoci. Penso di averli colpiti. Ve ne spiegate. No, ho sbagliato il premere. Non ho capito, se è così. Ma lo colpiamo il forte da qua, ragazzi. Ah, ok, dai, ma è facile. Quindi basta semplicemente. Ok, ciao forte. Non l'avevo capito sta cosa, pensavo che bisognava avvicinarsi tantissimo. E adesso che dobbiamo fare? Il forte non dava più fastidio. Gli inglesi hanno esagerato questa volta. E questo è il problema. Perché gli inglesi dovrebbero minacciare Martha Svignard? Non ha valore strategico e la sua gente vive in pace. Temo che vi sia un'altra mano dietro quanto è accaduto. Templari. Ma per quale ragione non lo so. Ordini? Ho bisogno di tempo per pensare. Facciamo rotta verso casa. Inteso. Però in tutto ciò, che cosa ci abbiamo guadagnato da questa missione? L'inseguimento. Limite del danno, usa una mina per eliminare i cannonieri, vabbè dai. E poi le missioni queste qui della nave sono assolutamente ultra scriptate. Questo qua non ce n'è più niente perché gamba di legno. Avete altra roba? Date qui allora. No, va bene ragazzo. Provate. Non ci abbiamo niente. E ci dà altre missioni per la battaglia navale, però per adesso non possiamo fare niente più. E non ci abbiamo nemmeno soldi, io direi di andare a Frontiera e continuare la missione, pure perché qua non possiamo fare niente, a meno che di andare a prendere quei due gingilli là, però non mi sembra il caso al momento. Perfetto, non dobbiamo andare là, dobbiamo andare da quest'altra parte. Come Frontiera. Dove stava. Ah, perché quello. L'amico di Condor ci aveva detto che erano andato a loro. Dalla loro tribù. E si erano presi la terra. Questo è il problema. Quindi. Scusa, come. Mappa. Ah, potevo andare direttamente. Ok, ho capito come bisogna fare. Noi dobbiamo andare qua a Boston, cioè qua a Frontiera, non dobbiamo fare niente. Giusto? Ah no, in realtà ci sta questa cosa qua.
scusa un attimo. Allora, qua è la tenuta e non c'è niente da fare. Quindi se usciamo fuori. Ah, qui a frontiera c'è. Ok, facciamo questa missione. Facciamo così. E poi prendiamo. Allora, facciamo così. Facciamo questa missione qui. Poi andiamo a prendere anche questo punto di osservazione. E poi andiamo a fare la missione principale. Ma forse qui dove sta quest'altra nave c'è un altro soggetto tipo gamba di legno. Sono queste qua che incazzano, mo. Secondo me conviene prima andare a prendere il punto di osservazione che ci fa vedere dove stanno i manifesti, oppure come si faranno a pagare i tizi. Ah, aspetta. Shift per saltare rapidamente. Vedi? No, questo non mi sembra tanto rapido. Pure shift spazio. No, aspetta, dobbiamo provare, per esempio. Qui. Proviamo qua. Ok, questo si ferma un attimo, vedi? E invece se teniamo remoto anche salta così. Se teniamo remoto spazio, pure. Ragazzi, che è stato? Ma quello era kill. Oh! Ero distratto. Oh, adesso? Mamma mia però, Cos'è accaduto? Però l'avevo premuto quando ci aveva preso, alla corona. Warren invece no. Hanno ucciso gli animali, sparso sale nei campi e trascinato noi fuori. Il resto lo sai. Non posso darti nulla per ringraziarti, straniero. Nulla ci rimane. Forse però c'è qualcosa che potreste fare. Qualsiasi cosa. Vivo in una piccola comunità non molto distante. La terra è ricca. Alle persone con cui vivo servono verdure fresche, grano e mais. Se ricostruirete la fattoria, farete affari. Tu ci ridai speranza. Verremo di certo a vedere. Grazie. E anche questi due li abbiamo. Ah, Abusi si chiamava questa. Perfetto. Ah, quindi bella questa cosa. Se facciamo salta velocemente. Se invece non lo facciamo. Ma mi sembra dare quale però. Ok, poi abbiamo detto che dovevamo prendere il punto di osservazione che sta qua. Qualche cosa c'è? Non lo sappiamo. Mettiamo il segnalibro là, andiamo. Questa chi è? La possiamo derubare? Quando ci siamo presi? Ah, dobbiamo camminare piano piano e la dobbiamo derubare, così vieni. 12 sterline! Mamma mia!
Ma dove sta sopra quell'albero il punto di osservazione? Vediamo cosa qua. Ma no, interagisce, derubiamo questo. C'è il cane. Cane, vattene. Cane. Oh. Non voglio fischiare, voglio derubare a questo. 15 sterline. Che così facciamo, cominciamo un po' col commercio, ragazzi. Allora, cominciamo a salire su questa pianta. Vediamo se ci riusciamo. Dobbiamo cominciare da qua. Perfetto. Prima mi lamentavo. Che era, che nei vecchi Assassin's Creed era difficile. Allora, vediamo un attimo. Allora, si deve saltare sicuramente da qua, dai. Si inizia. Prima mi lamentavo, dicevo che era difficile fare i punti di osservazione nei vecchi Assassin's Creed. Quando ripigliamoci, mi raccomando. Mannaggia, mi sei... Allora, fermati. Spazio, arrampicati, perfetto. Oh, ci dobbiamo buttare, probabilmente là? No. Il punto di osservazione sta là, ma qua mica ci possiamo arrampicare più di questo. No. Allora, proviamo ad andare da quest'altro albero invece. Sicuramente dobbiamo fare un giro. Se facciamo il giro da qua, da qua non ci entriamo, veniamo da qua, nemmeno. Aspetta, questo qua si sale qua sopra, vedi? Ok, perfetto. No! No, ma stavamo un'altra volta qua. E allora non è qua che si passa, perché non è qua che si passa. Perché da qua non ci sta nessun altro modo di salire qua su quest'altro albero. Aspetta, forse con spazio. Ma va, va. È finito con... Poi arrampicati. Scusa, il coso dove sta qua? Proviamo a salire da qua. Da qua non si sale. Come ci saliamo là sopra? Dobbiamo salire sopra quell'altra... Aspetta, ma aspetta, dall'altra parte mi sembra pure che ci sta... No, è più basso.
Ma va, va. Là ce ne sta un altro. Ancora. 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 Aspetta, ci arriviamo là. Dobbiamo andare sicuramente là, dai. Ok, e poi qua. Perfetto. Poi arrampicati. Arrampicati. Ma guarda, sincronizzati, ma guardate voi che punto di osservazione, ragazzi, che poi è una schifezza di punto di osservazione perché non si vede niente. E ma dove fa, fa... sono andato proprio alla dove coglio foglio, ragazzi, nel senso che se non c'era al massimo si ricaricava perché era impossibile, vedi? Però perlomeno adesso ci ho dato un tesoro qua, una piuma qua. Allora, e mo li andiamo a prendere. Tesoro qua, al massimo ci capiterà un animale, sicuramente. Lancio l'arco da corda. Yama. Vabbè. Ah, quindi a seconda dei danni che faccio, allora, qua c'è una sicuramente. Guardate questa spiaggia quanto è brutta. C'è sicuramente una cosa, una caverna. Non c'è una caverna. Possibile. Salendo qua. No. Allora sono da quest'altra parte, raga, vero. Ci deve essere per forza una caverna, eccola qua. Ok, scrigni, sono qua scarsi, ok. Fine, 250 sterline, e adesso possiamo fare un sacco di... di cosa? Aspetta un secondo, vediamo se ci fa teletrasportare ai punti di osservazione. No, quindi cerchiamo solamente di prendere questa piuma. Prendiamo proprio il cingillo e ce ne andiamo. Tanto stanno vicini. Ragazzi, qua siamo partiti un poco per la tangente. Però non ci possiamo fare niente, ragazzi. Che cos'è qua? Analizza indizio. Ah, le tracce. Una volpe si... ah, per sapere, per il fatto della zona di caccia. Scuoia. Vabbè. Pelle di volpe, però questa volta non è stata, non è pelle di volpe rovinata. Babbo, ya, lasciamo stare, basta le volpi. Questo ci dice che una volpe è stata qui sicuramente. Prendiamo quella piuma. Scusami, che è questo Fort Monmouth? Ma che ci stanno pure i forti, ma no.
Questa sta da qua sopra, ragazzi, sicuramente. Ci dobbiamo arrampicare sopra gli alberi. Eccola là. E come saremo qua sopra? Perfetto. Scusami, e che ci fa qua questo forte? Forte dei Templari. Ragazzi, e adesso ci proviamo a fare questo forte. Chissà come funziona. Allora, questo qua si chiama Forte. Vediamo un attimo. Mon mount. Andiamo a fare. Appenditi. Non dovremmo morire, no? Andiamo a vedere che cosa bisogna fare. Eccole. Queste non si... Ah, non uccidiamo le pecore. Ma dai. Trovi e distruggere. Serve. Trovi e uccidi il capitano del forte. Aspetta un secondo. Perché... Questo facciamo la doppia uccisione, no? Quello è girato. Assassino? 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 Volè? Cioè, come ci hanno fatto a scoprire? Io non ho capito. Ma la devono spiegare questi di Ubisoft. Ma forse non... Allora, vediamo un attimo. Questo è l'indizio sempre all'inizio. Questo è un orso, forse. Una volpe ha divorato la carcassa. Ma comunque ce ne importa, la volpe. Innanzitutto, come si entra dentro a sto forte? Ah, ma aspetta, ma qua non abbiamo fatto De Preda. Vediamo i soldati che tengono. 9 do, 9 sterline. Se prendiamo pure a quest'altro, ma 11 sterline. Il problema è che noi dobbiamo arrivare là fuori, però. Ci sono uno da qua dietro che sta arrivando, mettiamoci nel cespuglio. Lancio dardo da corda. Ma come? Ok, però il forte deve andare da quella parte. Mo, se noi andiamo qua sopra, vediamo un attimo come ci dobbiamo organizzare. Allora, ok, là ci sta, vedete? Ci stanno i carri che passano, solo che ora non arrivano più. E quello è il capitano.
Però se distruggiamo la polvere da sparo riusciamo a fare tutto. Allora, vediamo se ce l'abbiamo l'arco. Attrezzi. Abbiamo solamente tre frecce, però. No, evidentemente non è così che si usa l'arco. Quello era il carro che dovevamo prendere per assaltare il forte. Se no, dobbiamo provare a fare il giro da quell'altra parte. Da qua non ci vedono dentro le frasche, sì. Sicuramente. Assassino. Perfetto. Che ci fa questo? Contratti alla frontiera. Cane, vattene. Ah, abbiamo anche sei frecce adesso. Questo qua lo assassiniamo. Ok, boh, vediamo se riusciamo ad andare nel carro. Il carro dove stava? Va, vai, ma non... Quello là si è alzato, là. Mamma mia. Avvicinati a forte. Ma non ci sta un poco di erba da queste parti, mannaggia, tipo qua ci riusciamo a mettere. Vai, guarda quello. Perfetto. Ce ne sarà un altro qua dietro. No, no! Ci sparava. Vabbè, lo dobbiamo disarmare questo. Mo sono molto più difficili però i tizi, perché mo cominciamo ad avere a che fare con gli ufficiali. Allora, però siamo riusciti a fare il giro da quest'altra parte perlomeno. Ma manco si riesce a salire. Vediamo se riusciamo. Il carro dove sta? È entrato sicuramente. Vediamo. Perfetto. Ma è possibile che dobbiamo uccidere tutti quanti? Facciamo i colpi in testa. Non funziona, ragazzi. Ah, l'abbiamo ucciso. Siamo con un colpo. Aspetta, ma non è che qua? No. Proviamo a usare quest'altro attrezzo qua. I dardi da corda.
È troppo lontano. Quello là? Assolutamente troppo lontano. Invece così ci dovremmo uscire, però... Ah, l'abbiamo ucciso con un solo colpo. Ma quello là si è... Si è insospettito, è andato a controllare. Qua non ci fa salire sicuramente, ragazzi, volete vedere? Questo? Però adesso... Aspetta! Oh no, ce ne dobbiamo andare da qua! Questi sono forti! Ce ne sono tre che sono assolutamente... pure due là ce ne stanno! Ok, adesso non ci stanno più. Da qua non si riesce a salire. Questi salgono però, ragazzi. Poi. Però questi sono troppi, non ce la facciamo, non ce la facciamo, dobbiamo scappare. Non è stata una buona idea. Però è una buona idea, sicuramente. Andare attorno alle case qua e mo appena troviamo una frasca ci buttiamo dentro. Andiamocene, andiamocene. No, via. Uno sicuramente uno rimane e viene qua, vedi quello là, come tutte le volte. Però chissà se il numero di nemici finisce o è sempre lo stesso. Perché se è sempre lo stesso qua, abbiamo fatto niente. Ma questi ci vedono dentro le frasche qua. Qua dentro forse non ci vede. Come al filo fuori? Ok, lo prendiamo a questo. Comunque, secondo me il numero delle guardie non diminuisce. Perché ce ne abbiamo ucciso un sacco e sono ancora. Ce ne stanno ancora 1 milione là dietro. Comunque ce ne accorgiamo sicuramente perché davanti al forte non ce n'erano più quando. E poi questi qui dentro il fuoco. Ah no, forse diminuisce. Proviamo a assassinare quello. Però adesso l'hanno chiuso il forte. Uccidiamo anche questi due qua dietro.
C'erano due qua dietro, quelli là. Ok. Undici. Perfetto. Oh, come ci entriamo nel resto forte? E qua non ci andiamo più. E non ci sta nemmeno il carro che passa. Dobbiamo vedere solamente se qua ci sta un'altra entrata. Questo qua lo uccidiamo. Da qua, da qua si passa, sì. Qua e uccidiamo questo, vediamo se è qua sopra. Allora il capitano sta là, là ci sta un'altra guardia e là ci stanno i cosi e qua dietro ci sta un'altra guardia, vedi? Proviamo a usare il dardo a corda. Che questo non fa casino. Oh no! Ci sta ancora questo? Rende? Ok. E mo questo qua come lo facciamo a far saltare in aria? Connor, dove stai andando? Questo è il capitano. Mamma, però è una bestia. Ma non è possibile che... Madonna, ragazzi. Stai indietro, stai indietro. Adesso dobbiamo ammainare la bandiera. Abbassa la bandiera. E abbiamo conquistato il forte, eh? Mamma mia, che casino però. Non mi dire che mette la bandiera degli assassini, no. Oh sì. Ah, mette la bandiera americana. C'è anche il tesoro là.
Tasse ridotte per i commerci. Andiamo a vedere che tesoro ci dà qua. Questo è uno scrigno grosso. Però non ho capito che ci ha dato. E soprattutto... Ah, là è dove sta la bandiera. Ma non si fa niente però. Andiamo sulla bandiera, vediamo se ci fa interagire con qualche cosa. Niente. Dai, però anche con questo mare schifoso e con queste tessiture schifose c'ha il suo perché questo gioco. Invece le ambientazioni da questa parte sembrano fatte bene, molto bene. Stessa pergola che fa un po' schifo. È tutto il complesso però che rende. Detto tutto ciò, ragazzi, abbiamo fatto il forte. Adesso io direi di fare una cosa. Che c'è qua? Contratto di assassinio. Ma forse non lo potevamo fare perché... Andiamo a vedere un attimo qualcosa là. Comunque, per questo let's play di oggi facciamo altre due cose, ragazzi. Queste qui sono guardie amiche, chissà perché le tiene rosse. Questo secondo me, mo che torniamo. Allora, andiamo a prendere questo gingillo, un gamba di legno, e poi vediamo quel contratto, che cosa ci dice, tratto di assassino. Perché prima l'altro tizio che ce l'ha dato non mi sembrava troppo convinto per qualche motivo. E comunque ragazzi, ci vuole il cavallo. Ma no, Connor, dai! Questi si arrampica soprattutto! Trova un poco di salita e non ce la fa più. Una renna, ragazzi! Ah, qua si deve avere sul figlio. No. Scappiamocene, Connor. Scappa, no! Quello che teneva lo zaino potente era forte. Mo' abbiamo perso l'arena però. Questo chi è?
Ah, questo era il contratto di assassino che avevamo preso prima. Uccidi il bersaglio. Scusa, chi è sto bersaglio, mo? E poi questo qua, che cosa c'è successo? Forse sta sopra, dai. Eccolo qua. Ok, abbiamo trovato contratti della... Uccidi il bersaglio. E ma chi è il bersaglio? Possibile che sono tutti questi bersagli? C'è un cavallo da qua. Vediamo se ci troviamo un cavallo. Questi non, sicuramente non riescono a passare il fiume così. Comunque adesso proviamo un attimo questo, ragazzi, e poi finiamo. Oh, questo è un procione. Andiamo. Però peccato, prima avevamo preso la renna, eccola qua. Vai, Connor, un poco di salute. Quindi anche la renna è pericolosa. Ah, non è, una renna, è un arce. E questi qua, ma da dove ne sono usciti? Però questi sono solamente pochi. Vendichiamoci un secondo, giusto per essere così. Perché quello là di prima era un ufficiale, ragazzi, era più difficile da uccidere. Vediamo questo qua quanti soldi tiene. 8 sterline, questi erano 4 disgraziati qua. Però più soldi quest'altro che non lui. Comunque. Siamo, io lo sapevo che si partiva per la tangente, siamo partiti proprio per la tangente pesante. Quello invece... Mo ci riattacca, Non ci riattacca, se ne scappa. Oh, guardate quanto ce ne sono! Ma dai! Ah, sempre un arce. Allora, andiamo a vedere questo contratto di assassino. Questo qui ci dice che questo è un terreno dove ci stanno le alci. E quindi qua dobbiamo uccidere tutti quelli che stanno qua dentro. Ma l'unica cosa che è un po' strana, ma... Cioè, in realtà dobbiamo solamente uccidere quello là.
che tiene il segnalino. Come ce l'ha fatta a vedere a quello? E poi chi è quello con il bersaglio sopra? È quello col bersaglio sopra, dai. E perché non ti... Ok. Quello però sta dentro. Ma no, sta là. Zacte! Sei morto, Giorgio! Deprendiamo, dai. $22. Questo è quello là doppio che tenevamo prima. Questa volta però non ci siete riusciti, ragazzi. Mamma mia, ce ne sta ancora. Oh, questo è ancora vivo. Questa volta, ragazzi, io ho spezzato. Guarda questa tiene la gonnella, è uno scozzese. Perfetto. Poi apriamo questa qui. E anche questo è fatto. Voi non dite niente. Adesso bisognerebbe solamente capire come fare a non farci individuare dalla gente. Quello che segnala esploratori, chissà che cosa sono gli esploratori. E poi qua che cosa c'è? Conversazione. Oh, qua c'è un viaggio rapido. Allora, ragazzi, io direi tenuta. Allora, facciamo un viaggio rapido là. Ho sbagliato. Allora, proviamo, perché adesso ci dà ancora la cosa qua, no? Però la tenuta secondo me sta in un'altra regione, vedete, sta in questa regione qua, quindi bisogna andare qua, scendere giù, aspettare un attimo che si carica la mappa, e la tenuta sta qua, vedete, e quindi bisogna fare il viaggio rapido, così così si fa un solo viaggio da tutte le parti. Ora sei in incognito. Quindi adesso abbiamo un sacco, cioè un sacco no, abbiamo un po' di soldi per poter, ah no, abbiamo 9.000 sterline, ragazzi, per poter vedere che dobbiamo fare qua. Allora, quindi commercio. Foresta, questo non ce l'abbiamo più. Compriamo questo qua, legna da quercia, carbone, acquistiamo tutto il carbone, eh. Poi erbe, acquistiamo tutto di tutto. Tanto ci abbiamo abbastanza. Carne di lepre, pelle di questa cosa qua, però è possibile che bisogna fare tutto questo micromanagement, materiali, vai.
Acquistiamo pure la cena d'api. Il latte, però compravano tutti il latte. E abbiamo speso un sacco di soldi, miele e le uova. Ok. E ci abbiamo tutta sta roba qua. Poi, ma come mai non ci abbiamo i convogli? Come facciamo a prendere i convogli? Consumabili. Scusami, no. Oggetti speciali. Mancano le risorse. Quindi ci vogliono il legno di pino e i legnetti. E dove li prendiamo questo legno di pino e i legnetti? Materiali. Fabbrichiamo i barili. Oggetti speciali. Corteccia legno di quercia. Dobbiamo. Non possiamo fare niente, ragazzi, qua. Però abbiamo comprato un sacco di materiali. Aspetta, aspetta. Guardate quante missioni tenute che sono uscite adesso. Andiamo un attimo qua, dai. Sempre un attimo. Questa però è veramente l'ultima. E poi finiamo il let's play. Perché qua c'è quasi un'ora e mezza che siamo arrivati. Ah, questa è una prudenza del Warren. Questo è Warren. Grazie a Dio sei qui. Warren, che so? Le enotere di Prudence. Prudence è sparita. È uscita a raccogliere delle cose e non è più tornata. Sono preoccupato. E se si è ferita? La troverò. Il cane può aiutarci a cercarla, ha un buon fiuto. Vieni, bello! Esce a raccogliere enotere quasi tutte le sere. È fissata con l'olio che se ne ricava. Ora ne ho abbastanza. Non capisco proprio perché ne vuole così tanta di quella roba. Ma le femmine che ci vuoi fare? Andiamo a vedere. Trova Prudence, ok. Indizio. Passata di qui. Però l'ho visto io, Essere l'indizio, vicina. non Dobbiamo dividerci e perlustrare l'area. tu. Dividiti tu, io. C'è il segno qua, possiamo prendere anche questo, l'occhio dell'aquila qua. Un pezzo del vestito. Cioè, esattamente dietro a noi. Qua dietro. Questa è la borsa. Non lasciate che l'orso faccia male a Prudence.
Arrivo Prudence, dove sta l'urso? Grazie di cuore, Connor. Non voglio pensare a cosa sarebbe accaduto se non fossi arrivato tu. Ho visto un bel prato di Enotere e l'orso è uscito dalla foresta ed è corso verso di me. Ci penso io, non ti preoccupare, Prudence. Solleviamo Prudence. Le Enotere. Ma soprattutto, cosa sono le Enotere? È da tanto tempo che io e Warren cerchiamo di avere un bambino. Ah. Ho letto che le Enotere aiutano la fertilità. Scusa, non mi sembra un argomento adatto a questa circostanza. Capisco. Non una parola in più sulla faccenda. Prudence! Tutto a posto, amore. Sto bene. Grazie a Connor. Grazie, Connor. Davvero. Il balletto di Prudence. Quindi? Ah, aspetta, forse sono aumentati di livello adesso questi due. Ah, vedi, possono produrre oggetti di livello 2. Abbiamo fatto anche le notelle di Prudence. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Proviamo anche qui. Questa qui adesso c'è la... No, c'è la sempre gialla. Andiamo qua. Ma scusa, ma qua che ci sta? Segui. E la fanno... Ok, collochiamo questo segnale. Andiamo là. Ci sa Valhalla come sarà. Là c'è il ponte, andiamo per il ponte. Non è un ponte. Vabbè, però penso che... Quando non ci sale qua, vero? Non ci sale. Ma questo qua, quando si combatte? Quando ci parte la combo... fa paura, ma se non ci parte la combo che lo mettono sotto. Ah. Che è successo a questa? Madre l'ha tenuto. Connor! Connor! Un brigante cerca di entrare in casa! È armato! Io penso ai ragazzi! Trovali! Lui ci penso io. Invece là deve entrare in casa. Dove sta? Fermo! Ma sembra quello di prima. Facciamo qual è? Questo è passato dall'altra parte del fiume. Dobbiamo passare anche noi prima. Ma quando sennò quello se ne va, non lo acchiappiamo più. No! No! Ma chi è? Io non volevo. È l'ultima volta, giuro. Non tornerò più, promesso. Ma lasciatemi andare. Ma non mi vedeva che stavo giù. C'è sta cosa, fatemelo prendere. No, 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 non mi teletrasportate. Che succede, Connor? Ti ho visto inseguire un tale. Stava cercando di derubarvi. Ci ho pensato io. Cosa? E le donne? Stanno tutte bene? Tutto a posto. Avresti dovuto essere là. Questi due si appiccicano sempre. Dovevi tornare indietro. Ci avrei pensato io. Da quando un ranocchietto come te sa cavarsela da solo nella boscaglia?
Se Diana è ferita, giuro che sarai tu. Ma questi erano Tagna Legna. Perfetto, abbiamo finito anche questa cosa qui. Eravamo arrivati qua fuori. Però con un piccolo teletrasporto qua. Andiamo a prendere qualcosa, dai. Di qua si scende. No, no, ma c'era la cosa. Ma dai, dovevo saltare dritto. Scendi, Connor. Però perché mi hanno teletrasportato? Io sono arrivato da quelli. Dobbiamo andare a prendere prima il calice. E poi ci dobbiamo al tizio. Tanto non se ne scappava, perché secondo me quello chi è? Aspetta, e che ci sta qua? Niente. Perfetto ragazzi, io direi che anche per oggi è tutto. Ci vediamo domani per un'altra puntata del Let's Play di Assassin's Creed 3 Remastered. Ciao!